Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati su questo canale. Io sono sempre Stefania Namaste e oggi, nuova pratica, ci dedichiamo all'autunno, la stagione che devo ammettere io sopporto di meno tra tutte le quattro stagioni, però purtroppo non ci possiamo fare niente, dobbiamo accettare, parinami il cambiamento e quindi, ci dedichiamo appunto a una pratica legata all'autunno, ai suoi ritmi un po' diversi rispetto a quelli dell'estate. E anche alle sue temperature. Quindi cercheremo di riscaldare un pochino il corpo, di attivare il nostro apparato digerente e di fluire insieme all'autunno. Allora, cominciamo a riscaldarci un pochino, respiriamo. Inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro. Espiro, piego le ginocchia, scendo in avanti. E piano piano inspiriamo, srotoliamo la schiena, iniziamo a ruotare, spalle indietro. E le ruotiamo in avanti. Ci fermiamo e portiamo mani alle spalle, inspiro, porto sui gomiti, espiro, scendo giù. Ultimo, inspiro, espiro e cambio, ruoto in avanti. Ultima volta, inspiro. Ed espiro, lascio andare le braccia, porto la testa in avanti, vado da una spalla all'altra, lascio il collo rilassato. Ultima volta da entrambi i lati, prima una spalla e poi spalla opposta. Torno al centro, ritorno su. Adesso appoggio le mani ai fianchi, ruotiamo prima il busto. Inspiro, apro, espiro, ruoto, continuo a respirare. Inspiro, ritorno al centro ed espiro, ruoto. Ora inspiro, torno al centro, muoviamo invece il bacino. Vado whoop, da un lato all'altro, cerco di mobilizzare la parte del bacino. Lo facciamo scendendo un pochino in avanti. Perfetto, ritorno su, continuo ancora a muovere. Ok, e mi fermo. Perfetto. Adesso cominciamo con i saluti al sole. Faremo saluti al sole tradizionali dell'Hatha Yoga, quindi per chi li conosce. Sono abbastanza tranquilli, alterniamo destra e sinistra. Partiamo con le mani unite, inspirando allungo verso l'alto, espiro, scendo in avanti. Inspiro, piede destro, vai indietro, lascio andare piede e ginocchio e rimango. Ora puntiamo le dita del piede destro, espiro, porto indietro piede sinistro, sguardo va o all'ombelico oppure alle ginocchia. Ora mi porto in posizione parallela al pavimento, scendo con le ginocchia, scendo con il torace, lascio andare le gambe, inspiro, sollevo le spalle. Scendo giù, punto di nuovo i piedi, espiro, porto su il bacino, inspiro, piede destro, torno in avanti, espiro, unisco tutti e due i piedi,
lascio andare la testa e piano piano inspiro, mi allungo, espiro. Namaste. Lo facciamo dal lato sinistro, riparto con le mani unite, inspiro, mi allungo, espiro, scendo in avanti, inspiro, piede sinistro, vai indietro, lascio andare piede ginocchio e rimango. E ora punto le dita del piede sinistro, espiro, porto indietro piede destro. Mi porto in posizione parallela al pavimento, appoggio le ginocchia, scendo giù, lascio andare le gambe, inspiro, sollevo le spalle. Scendo giù, punto di nuovo i piedi, espiro, porto sul bacino, inspiro il piede sinistro, torno in avanti, espiro, unisco tutti e due i piedi, lascio andare la testa. E piano piano inspiro ed espiro. Namaste. Ok, adesso ritorniamo in posizione perché passiamo alle posizioni di equilibrio. L'equilibrio per le stagioni come l'autunno di passaggio può essere un po' più difficile, quindi siate clementi con voi stessi se non riuscite a praticare in maniera impeccabile le posizioni di equilibrio. Allora, iniziamo con la posizione di Utkatasana. Ci portiamo inspirando con le braccia verso l'alto ed espirando pieghiamo le ginocchia. Faremo due versioni della variazione di Utkatasana. Iniziamo portando le braccia in avanti e proviamo a sollevare i talloni. Tengo l'addome. Inspiro ed espiro, lascio andare. Adesso proviamo a fare la torsione nella posizione di Utkatasana, quindi sempre piedi alla larghezza dei fianchi, mani unite, inspiro, espirando piego le ginocchia e porto gomito verso coscia opposta, rimango, continuo a respirare. Inspiro, ritorno al centro, espiro, ruoto verso il lato opposto, continuo a respirare. Inspiro, torno al centro ed espiro, lascio andare le braccia. Ok, proseguiamo adesso con le sequenze dei guerrieri. Cerchiamo quindi di radicarci un pochino, sentendo la forza della parte inferiore del nostro corpo. Partiamo con le mani in avanti, intrecciamo tutte le dita tranne pollici ed indici. Inspiro, porto sulle braccia, chiudo punta di un piede e apro l'altra. Inspiro ed espiro, piego il ginocchio. Inspiro, distendo un attimo il ginocchio. Allungo le braccia, inspiro, espirando scendo in avanti. Se non riesco a distendere il ginocchio, lo tengo piegato, ma lascio andare comunque la testa. Ora passiamo dal centro e da qui inspiro, srotolo la schiena e torno su. E faccio tutto dall'altro lato. Mani in avanti, intreccio le dita, inspiro. Adesso chiudo il piede che ho aperto prima, apro l'altro, inspiro, mi allungo, espiro, piego, rilasso le spalle. Inspiro, distendo il ginocchio, lascio andare le mani, espiro, scendo giù, lascio andare la testa.
E ora ripassiamo dal centro e piano piano, inspirando, ci riportiamo su. Passiamo ancora al guerriero 2, quindi allunghiamo adesso le braccia a livello delle spalle, chiudiamo punta di un piede, apriamo l'altra. Inspiro, espiro, piego il ginocchio, tengo un pochino l'addome, un pochino i glutei in modo da portare il coccige verso il basso, spalle rilassate. Appoggiamo l'avambraccio, questa mano si appoggia al fianco, apro bene la spalla, non c'è bisogno di guardare in alto, posso guardare in avanti o verso il basso. Espiro, sguardo a terra, inspiro, torno su, chiudo punta del piede, apro l'altra, inspiro, espiro, piego. Appoggiamo l'avambraccio alla coscia, l'altra mano va al fianco, apro bene la spalla. Espiro, sguardo a terra, inspiro, torno su e mi riporto in avanti. Adesso punte dei piedi in avanti, proviamo ad allungare di nuovo le braccia a livello delle spalle. Inspiro, apro, espiro, scendo con il busto parallelo a terra, le braccia parallele. Al prossimo espiro, scendo giù, lascio andare tutto. E piego un pochino le ginocchia, inspiro, ritorno su e riavvicino piede destro e piede sinistro. Adesso scenderemo usando la posizione di Malasana, quindi la nostra ghirlanda. Per farlo apriamo i piedi leggermente di più rispetto ai fianchi, inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto, espiro, scendo giù e mi accuccio. Se ad esempio i miei talloni rimangono sollevati, appoggio le mani a terra, altrimenti posso portare le mani unite in modo da evitare che le mie ginocchia si chiudano verso l'interno. Rilasso la schiena. Perfetto, mi aiuto se ne ho la necessità e vado a sedermi. Portiamo tutti e due i piedi a sinistra, facciamo una sequenza di nuovo per il nostro apparato digerente, quindi per aiutare la digestione in questo periodo un po' di cambiamento. Quindi piedi a sinistra, mano sinistra si appoggia, può appoggiarsi ai piedi o a terra. Inspiro, allungo il braccio destro, espiro, scendo a sinistra. Continuo a respirare. Espiro, sguardo a terra, inspiro, torno su. Adesso tutti e due i piedi vanno a destra, quindi mano destra in appoggio, inspiro, allungo il braccio sinistro, espiro, scendo a destra. Espiro, sguardo a terra, inspiro, torno su. Ora mi siedo sui talloni. Se la posizione è molto difficile, posso provare a fare questo esercizio anche con le gambe in avanti, piegandomi nello stesso modo, quindi piedi in appoggio, ginocchia piegate. Altrimenti mi siedo sui talloni. In ogni caso, porterò le mani in appoggio alle cosce, pugni chiusi. Inspiro, apro, espiro, scendo giù, lascio andare la testa.
Inspiro, mi riporto su e lascio andare le braccia. Adesso allunghiamo le gambe in avanti, partiamo con Navasana, quindi posizione della barca. Di nuovo ci aiuta ad attivare la parte centrale, quindi ad aiutare un pochino la nostra digestione. Piedi in appoggio, mani indietro, solleviamo i piedi. Se non riesco, rimango con le mani in appoggio, altrimenti stacco le mani. Se voglio, posso distendere le ginocchia, spalle indietro, mi concentro sul mio addome. Mi appoggio un istante ed inspirando allungo. Lo facciamo una seconda volta. Faccio di nuovo tutti i passaggi, se non la necessità, mani indietro, braccia, ginocchia piegate, ginocchia distese. E mi riappoggio, inspiro allungo la schiena, espiro scendo in avanti. Inspirando torno su, riporto le mani indietro. I piedi rimangono sempre aperti alla larghezza dei fianchi. Inspiro ed espiro, scendo con tutte e due le ginocchia da un lato e rimango. Inspiro, ritorno al centro, espiro, scendo. Inspiro, ritorno al centro. Ora uniamo ancora le piante dei piedi. I talloni rispetto all'inguine saranno ad una distanza di un avambraccio. Qui facciamo prima qualche movimento con la schiena e poi ci porteremo in avanti. Quindi farò questo, inspiro, apro, espiro, curvo. Seguite il vostro respiro. Quando inspiro vado in apertura, quando espiro curvo. Ultima volta. A questo punto ritorno in posizione, inspiro, mi allungo, espiro, mani vanno in avanti e lascio andare la testa. Inspirando piano piano, mi riporto su. Adesso ci portiamo ancora in quadrupedia, quindi ci appoggiamo sulle mani e sulle ginocchia. Cominciamo sciogliendo un pochino la schiena. Di nuovo, se non posso appoggiarmi sulle ginocchia, sono sempre possibili delle varianti, ad esempio questa, ok? Per fare l'apertura e la chiusura della schiena e del busto. Quindi inspiro, apro, espiro, curvo. E continuo seguendo la respirazione. Lo facciamo l'ultima volta. E poi ritorno in posizione e ci portiamo con l'addome a terra. Faremo l'esercizio del coccodrillo. Quindi portiamo le braccia in avanti,
Quindi ci possiamo appoggiare con il mento o la fronte alle nostre mani o agli avambracci. Sollevo la parte inferiore delle gambe, quindi dal ginocchio in giù. Inspiro al centro ed espiro. Ruoto da un lato. Rimango con la parte superiore. Inspiro, ritorno al centro ed espirando ruoto verso lato opposto. Inspiro, torno al centro, lascio andare le gambe e ci portiamo con i glutei ai talloni. Rilasso. E piano piano ritorniamo su. Adesso ci stendiamo ancora sulla schiena, facciamo le ultime posizioni prima di rilassarci un istante. Allora, cerchiamo di ruotare un pochino partendo dalle ginocchia, quindi mani sulle ginocchia, facciamo come se fosse un frullino, ruotiamo ad esempio verso l'esterno, tanto lo faremo poi anche in direzione opposta. Ci fermiamo e ruotiamo al contrario. Perfetto, mi fermo. Un attimo. E ora porto gambe verso l'alto. Facciamo anche qui un piccolo movimento. Alterniamo i piedi, li portiamo verso di noi, quindi piego destra e sinistra. E ora proviamo a farlo con entrambi i piedi. Piego e stendo. Ultimi. Ok, se ora sento le gambe un po' strane, le scuoto leggermente. E finiremo, prima del piccolo rilassamento, con la torsione del serpente. Allungo gamba sinistra, metto piede destro di fianco al ginocchio. Inspiro ed espirando il ginocchio destro va verso sinistro, ma non si stacca il piede destro dal ginocchio sinistro. Ritorno in appoggio, allungo destra, piego sinistra, inspiro ed espiro, andrò verso destra. Ok, a questo punto ci riportiamo al centro e ci fermiamo un attimo per rilassarci un paio di minuti. Troverò una posizione comoda. Se riesco, cerco di restare con gli occhi chiusi. E lascio andare la respirazione. Cerco di rilassare le mie gambe, dai piedi fino ai glutei.
Rilasso le braccia, dalle mani fino alle spalle. Lascio andare la schiena in appoggio a terra. Rilasso l'addome, la cassa toracica, soprattutto quando espiro. Rilasso il collo. E per ultimi lascio andare i tratti del viso. Cerco di lasciare un po' di spazio tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore dei denti. E cerco di rimanere con la fronte distesa. Rimango ancora un istante. E poi piano piano inizio a risvegliare il corpo. Mi posso allungare. E qui prima di alzarmi faccio qualche movimento per riscaldare di nuovo un pochino il corpo. Quindi passo le mie mani sulle gambe, le braccia, cerco di riattivare un pochino la microcircolazione sul mio addome, sulla cassa toracica. Ok, e ora mi porterò prima su un fianco e poi piano piano in posizione seduta. Bene, allora spero che questa sequenza dedicata all'autunno vi sia piaciuta, che siate riusciti a praticare. Potete praticarla quando volete, magari non la sera tardi, ma nel resto della giornata è assolutamente adatta. Io vi ringrazio e spero di vedere qualche feedback da parte vostra. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate dei commenti con le vostre impressioni e ci rivediamo presto.